Giovedì 26 ottobre, benvenuti alla rassegna stampa di Nettuno TV, benvenuto anche a chi così di primo mattino ci sta seguendo attraverso il nostro sito www.nettunotv.tv. Andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani locali a partire dal Resto del Carlino, vediamo subito pronta l'inquadratura, ecco vediamo che l'apertura è dedicata a questo tema del hub di Via Mattei con un'intervista al prefetto Matteo Piantedosi. Via Mattei si cambia, migranti, il piano del prefetto Piantedosi disponibile. Disposti a chiudere l'hub, pronti ad accogliere senza tetto. All'interno c'è un'intervista dove il prefetto giudica ormai passata l'esperienza dell'hub con un afflusso minore di immigrati, per cui ulteriori si stanno pensando altre destinazioni per questa grande struttura che ha accolto, ricordiamo, fino a 1.000 persone, anche più di 1.000 persone, 1.000 migranti in attesa di seconda accoglienza. Questa è l'apertura del Resto del Carlino, però altra attenzione sulla, sopra appunto questa parte centrale, la baby gang ancora nei guai. E spuntano altri 4 casi. Si tratta dei bulli di San Donato, il gruppo che ha terrorizzato questa zona per diversi mesi. Bulli in azione già dal 2016 con furti, rapine e violazioni di domicilio, individuati 3 nuovi minorenni che facevano parte della banda. Altri casi quindi riconducibili a questa esperienza della baby gang con altri soprusi che sarebbero stati fatti. Poi ancora una indagine realizzata dal Resto del Carlino dopo l'incidente di ieri dove una donna con i suoi 2 bambini è stata travolta sulle strisce pedonali. Uno slalom tra auto e moto a tutta velocità, residenti esasperati. Un incidente, ricordiamo, dove però nessuno è rimasto ferito gravemente, però altri incidenti molto gravi, anche uno mortale, proprio su quelle stesse strisce era stato a maggio, per cui i giornalisti del Resto del Carlino hanno ritenuto opportuno fare un'indagine anche su residenti ed è emerso che effettivamente è una zona sentita come molto pericolosa. Continuiamo a leggere la prima pagina del Resto del Carlino, c'è un zoom sul caso FAC con la tabulata ai cronisti, ordine Asere in campo, sono stati richiesti i tabulati dei giornalisti che scrissero di questo processo, quindi l'ordine dei giornalisti scende in campo perplesso sulla legittimità di questo atto, perché naturalmente noi giornalisti siamo tenuti al segreto professionale sulle fonti, che è assolutamente preziosissimo e fondamentale rispettare. Poi ancora un'altra indagine, una curiosità, aziende in rete sui colli, l'olio Felsinio è servito, questa novità, un nuovo business della nostra città, e si racconta l'esperienza di queste aziende, tra cui si scopre che c'è anche all'interno il presidente di Confindustria Emilia, Alberto Bacchi, insomma si sta pensando anche di ritornare appunto sulla produzione dell'olio sui nostri colli. Poi ancora invece questa notizia di cronaca, vediamo subito inquadrata. 2 agosto rinviato a giudizio l'ex NAR Cavallini, va a processo 38 anni dopo la strage, la prima udienza sarà a marzo, 90 le parti civili costituite, poi andremo a vedere all'interno questo processo che si avvierà e l'accusa di cui le PM si fanno carico nei confronti di Cavallini, il fatto che abbia favorito i responsabili processuali di questo attentato fornendogli di fatto del supporto logistico. Questo per quanto riguarda la pagina del Resto del Carlino, andiamo a vedere invece come ha scelto di titolare, di realizzare la propria vetrina la Repubblica di Bologna, eccola subito qui pronta e inquadrata, la Lazio passa a Bologna nella notte di Anna Frank, l'apertura quindi è dedicata allo sport, sul campo è 1-2, il Dall'Aro onora la martire, saluti romani degli ospiti, con questa polemica relativa naturalmente agli adesivi che avevano messo, gli adesivi insomma su antisemiti, i tifosi della Lazio, naturalmente si è cercato di rimediare e lo zoom un po' tutte le partite che ci sono state ieri è stato proprio dedicato a sanare questa ferita che gli ultra della Lazio avevano creato con questi adesivi davvero poco rispettosi. Poi ancora il commento, quella è la curva Weiss, ora ricordiamocelo, quindi c'è anche in effetti questo aspetto, quindi un legame particolare del nostro Dall'Ara. E poi ancora l'urbanistica e il commercio. Vediamo insomma il modello Guasto Village, sbarca in Piazza Verdi, teniamo aperto il Diana, il comune ora ci prova, queste sono
altre idee, insomma, che riguardano il commercio, che vengono, ecco, vediamo subito, poste all'attenzione del quotidiano Repubblica. Poi ancora si parla del processo del 2 agosto, nuovo processo, tocca a Cavallini, Bolognese esulta e ora i mandanti, quindi anche Bolognese si era speso anche pochi giorni fa, anche attraverso i nostri microfoni, con questa richiesta, con questo auspicio che ci fosse questo rinvio al processo, che effettivamente poi c'è stato. Poi ancora si parla di politica, Critelli oggi l'investitura, Altolà di Merola alle correnti sulla giunta. E oggi ci sarà l'assemblea che incoronerà di fatto appunto questo nuovo segretario provinciale del PD, che è Francesco Critelli. Poi ancora questa notizia, vediamo questa notizia purtroppo molto assolutamente, che ci lascia assolutamente perplessi, che viene dalla regione, contraccettivi gratis a ragazzi, questo metodo veramente incredibile di affrontare l'affettività con i ragazzi, naturalmente molto negativo, ma che viene portato avanti dall'assessore regionale alla sanità, che pensa così di aiutare i ragazzi, di regolare la fertilità, soprattutto le gravidanze non desiderate nella prima fascia d'età, che educare ad una effettività matura. Io, ricercatrice simbola della lotta al cancro, il personaggio, questa viene fatto l'intervista a questa ricercatrice con la storia appunto all'interno. Poi ancora vediamo il progetto teatro, orti urbani e alloggi, così rinascerà Villa Saulus. Ieri è stato presentato in modo interattivo in sala Tassinari al Comune questo progetto di rifacimento completo di Villa Saulus, che prevede addirittura l'abbattimento dell'attuale struttura quasi completamente e la creazione di qualcosa di assolutamente nuovo. Non leggiamo il Corriere di Bologna perché oggi non è uscito, in quanto i giornalisti sono in sciopero, una mobilitazione che continua da tempo e appunto anche oggi. Andiamo però a guardare la prima pagina sportiva del quotidiano sportivo Il Resto del Carlino. Il Bologna arriva tardi, in riferimento appunto al 1-2 subito ieri sul campo. Senza Palacio la squadra di Donadoni si smarrisce per un tempo contro la Lazio, nella ripresa un'autorete restituisce il coraggio a destra e soci non basta, è 1-2, quindi insomma è arrivata la sconfitta. E poi ancora vediamo, ecco, questa è la prima pagina del Resto del Carlino, ma io direi che possiamo andare subito a vedere uno dei nostri servizi che abbiamo realizzato durante la giornata di ieri. Riguarda il tema dell'alternanza scuola-lavoro, è stato presentato un nuovo accordo realizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale insieme ad Unioncamere, questo tema della formazione degli studenti delle scuole superiori all'interno delle aziende perché si impari a lavorare. Il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Stefano Versali ha anche commentato le proteste che alcuni studenti avevano messo in campo nei giorni scorsi e le ha insomma ridimensionate dicendo: ma sono quattro gatti, in realtà la maggioranza degli studenti dell'Emilia Romagna vogliono e desiderano fare esperienza all'interno delle aziende. Allora sentiamolo insieme. I ragazzi che non sono entusiasti sono quattro gatti che hanno protestato anche davanti al nostro ufficio, 40, noi per fortuna in Emilia Romagna abbiamo più di 600.000 studenti, una parte di questi è coinvolta, direi che è un dato totalmente insignificante, che poi in tutte le esperienze scolastiche e di vita vi possono essere degli elementi di negatività, ma questo è ovvio, uno deve cercare di cogliere e segnalare la negatività perché possiamo intervenire, ma complessivamente l'esperienza è estremamente positiva. Non è un'alternativa rispetto al percorso scolastico tradizionale, non è un'alternativa rispetto all'insegnamento disciplinare. L'insegnamento a scuola oggi si realizza tramite percorsi disciplinari, quindi le materie, e tramite percorsi di alternanza scuola-lavoro che vengono utilizzati per valutare gli studenti. Quali sono i settori che sono stati scelti per fare questa alternanza, per scegliere le imprese? L'obiettivo invece è proprio acquisire delle competenze di natura scolastica realizzando attività lavorative in contesti variegati. Chi ci dà la disponibilità e ha le competenze e le qualificazioni necessarie per poter realizzare questi percorsi, noi ben volentieri li accogliamo. Poi chiaramente indirizziamo gli studenti, se andiamo su un'attività di espressione artistica magari è meglio che ci vada qualcuno dei licei artistici, se andiamo sul sociale ci sono dei licei che hanno una caratterizzazione più specifica, cerchiamo di indirizzare, ma il problema non è nell'attinenza. Non è che si impara solo facendo un percorso di alternanza legato al proprio percorso scolastico, si impara anche comunque stando in un contesto di lavoro.
Passiamo alle prime pagine invece dei quotidiani nazionali, a partire dal Corriere della Sera. Vedete, ecco pronta la fotonotizia, anzi partiamo proprio da questo titolo che già vedete inquadrato, che riguarda la legge elettorale, sia la fiducia. Napolitano accusa, pressioni su Gentiloni, queste le parole che vengono date appunto contro questa legge elettorale. Movimento 5 Stelle bendati in piazza contro la scelta di porre la fiducia. I grillini fischiano un maxi schermo, qui vediamo anche la vignetta di Giannelli che è dedicata a quello che secondo Giannelli sarà il risultato di questo Rosatellum, quindi un inevitabile sodalizio tra Forza Italia, centrodestra sostanzialmente, e il centrosinistra. Poi ancora vediamo invece la fotonotizia dedicata allo sport e alla vicenda di Anna Frank. Anna Frank, la frase shock sulla visita in sinagoga, vediamo qui anche l'immagine appunto dell'attaccante della Lazio, Ciro Immobile, che indossa la maglia con l'immagine di Anna Frank. La frase shock riguarda il dirigente della Lazio, che era chiamato a porre Claudio Lolito, che era chiamato a porre simbolicamente, per rimediare a questo oltraggio che è stato fatto dagli ultra della Lazio, a porre una corona d'alloro all'interno della sinagoga. Poco prima di entrare, questo è successo a Roma, di entrare in sinagoga si lascia scappare al cellulare questa frase, famo sta sceneggiata, e poco dopo questa corona d'alloro viene gettata poche ore dopo nel Tevere, quindi è polemica anche su questo caso. Poi ancora pensioni, la frenata del PD, rivedere l'aumento a 67 anni, Martina e i dubbi sull'innalzamento automatico. E poi ci sono altri approfondimenti all'interno del quotidiano, il reportage tramonto curdo a Kirkuk, l'inchiesta, le ragioni dei roghi tossici. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera, ci spostiamo subito invece alla prima pagina della Stampa, anzi vogliamo vedere prima la prima pagina di Repubblica, eccola qui subito pronta. Repubblica sceglie di titolare sulla politica, Verdini e la Lega salvano il governo dopo l'uscita di MDP dalla maggioranza, decisivi i loro voti nell'approvazione della legge elettorale, defezioni tra i senatori democratici, Napolitano denuncia forti pressioni su Gentiloni, Banca Italia domani la nomina, Visco in poll. Questa è la lettura che dà di questa vicenda la Repubblica, quindi anche insomma un'opposizione abbastanza accentuata da parte del Presidente Emerito della Repubblica Napolitano, e poi anche la vicenda Banca Italia. Poi boom di vendite per il diario, letto ieri in tutti gli stadi, la vicenda di Anna Frank paradossalmente fa tornare in auge questo intramontabile libro che ha documentato i soprusi subiti dagli ebrei durante il secondo conflitto mondiale, la Lazio con Anna Frank sulla maglia e il me ne frego degli ultra in curva, questo è quello che è successo ieri, i giocatori della Lazio ieri sera in campo a Bologna con la foto di Anna Frank sulle maglie, partita poi che è finita appunto per la cronaca sportiva con l'1-2 a carico del Bologna. Il PD sfida Palazzo Chigi, bisogna rivedere l'adeguamento dell'età per andare in pensione, e questo ecco questo è per quanto riguarda l'adeguamento della pensione. Poi io simbolo catalano sono antisecessione, il volto dello spot separatista. Questo è l'approfondimento su quello che succede a livello della Spagna. Ti assumo, ti licenzio, lo decide l'algoritmo, il lavoro scelto dai big data. Questa è una cosa che sta succedendo. Insomma, le novità della tecnologia arrivano anche a scegliere questo. Andiamo invece a vedere la prima pagina della Stampa, che sceglie di porre l'accento sulle pensioni, pensioni BCE, allarme conti pubblici. Mossa del PD, rivedere l'adeguamento dell'età, Draghi dimezza gli stimoli, spread a rischio, anche il Senato vota la fiducia alla legge elettorale, Napolitano appunto ancora si ripete, forti pressioni su Gentiloni, in giornata arriverà anche il voto finale sul Rosatellum, Beppe Grillo arringa la folla in piazza del Pantheon, Mattarella non firmi. Gli uomini d'oro del clan di Putin, qui abbiamo l'approfondimento invece per quanto riguarda la Russia, dal macellaio al judoka, amici e parenti del leader russo valgono 24 miliardi di dollari. Poi ancora Banca Italia, c'è Sacco Manni sulla strada della riconferma di Ignazio Visco, che peraltro comunque è il nome più accreditato per la riconferma nonostante le polemiche avanzate dal PD, sono ore decisive per la designazione, oggi il Premier indicherà il nome per via nazionale, che sarà con ogni probabilità Visco, a meno che insomma non ci sia questo ostacolo che viene sottolineato dalla Stampa, che poi si può andare a vedere all'interno.
Per 7 italiani su 10, sondaggio Piepoli, il referendum aiuta il centrodestra. Il 68% degli italiani non è sorpreso dal risultato del voto in Lombardia e in Veneto, e adesso anche la Sardegna vuole un suo referendum, insomma un effetto catena che si sta innescando. Questa è la prima pagina della Stampa. Andiamo a vedere invece la prima pagina del Resto del Carlino. Il miraggio pensione, la storia, la previdenza scava un fossato tra generazioni, papà Erio ha finito di lavorare a 55 anni, il figlio Filippo potrà farlo quando ne avrà 71. Il PD pressa il governo, non alzate l'età pensionabile. E questa è la vicenda appunto descritta e documentata all'interno del Carlino, nelle pagine 2 e 3, quindi l'apertura è destinata proprio a questo, il tema delle pensioni. Bologna dice no al tifo antisemita, quello che è successo ieri allo stadio Dall'Ara. Al Dall'Ara passa la Lazio 1-2, però appunto si è giocato con queste maglie dedicate ad Anna Frank. Migranti, l'intervista che abbiamo già in parte descritto nella vetrina del quotidiano locale, il prefetto, l'hub può servire al piano freddo, quindi un ripensamento di questa struttura. Poi ancora Vasco, ti scrivo il sogno di Teresa che non cede al cancro, la lettera di una pediatra a Rocker. Poi legge elettorale a colpi di fiducia, Gazzara al Senato in piazza, i grillini, Mattarella stia attento, 5 Stelle furiosi, Napolitano critico. Questa vicenda della legge elettorale che oggi passerà, sicuramente insomma con ogni probabilità passerà, e quindi però naturalmente c'è parte del Parlamento che non è assolutamente convinto, e tra le persone che sono meno convinte è proprio il presidente emerito Giorgio Napolitano, che ha fatto un intervento molto duro nella giornata di ieri. Andiamo a vedere come titola invece il giornale. Ecco, l'attenzione viene posta sulle pensioni rapinate, sanguisughe di Stato, la Consulta conferma lo scippo, assegni più poveri. E questo l'articolo firmato da De Francesco, gli articoli firmati da De Francesco e Signorini. Poi 13enne stuprata da due immigrati del centro profughi, è successo ad Ascoli Piceno, la cronaca quindi. La frase del pontefice, questo viene riportato, insomma un'interpretazione un po' così, un po' sicuramente discutibile, di Camillo Langone sul paradiso, la frase del pontefice, spese della Maggioni, blitz della finanza in Rai, e questa è la foto della presidente Monica Maggioni. Questo è il giornale. Andiamo a vedere invece la prima pagina di Avvenire. Libero, creativo e solidale, ecco il lavoro che vogliamo. Questa è l'apertura, si apre a Cagliari la 48esima settimana sociale dei cattolici, dalla denuncia dei mali all'ascolto, dalle buone pratiche alla proposta. Questo insomma quello che succederà nella 48esima settimana sociale. La legge porta al voto, la norma elettorale, si passa ai temi della nostra Italia a livello proprio politico, la norma elettorale passa all'esame delle 5 fiducie, dopo la manovra il governo diventa a termine, la legge porta al voto, questa è l'interpretazione che dà Avvenire. Poi c'è anche un'intervista a Giorgia Meloni, ma così si favoriscono solo gli inciuci, per il fatto che non c'è, proprio interpretiamo noi, non c'è una maggioranza che uscirà di fatto da queste che uscirà da fatto da questa legge elettorale, per cui insomma si dovranno fare degli accordi, ecco questo è quanto. La laica Francia batte la croce di San Wojtyla, questo è quello che succede in Francia, che viene documentato all'interno. E poi ancora leggiamo nella spalla dell'Avvenire, alla Scuola dei Santi, martiri della giustizia, la dignità che trionfa su mafia e corruzione, al Parlamento, Schauble e il rigore adesso è contro gli estremismi dell'Unione Europea, panorama 2019, la croce della GMG illumina Cuba per la prima volta. Questo per quanto riguarda i quotidiani locali, torniamo però a parlare di temi, i quotidiani nazionali, noi torniamo a parlare di temi locali però, perché dicevamo, anche noi abbiamo un progetto nella nostra città, un progetto che riqualificherà un'area che per adesso era soltanto terra di bivacchi e di occupazioni, cioè quella dell'ex clinica Salus, verrà completamente abbattuta la nuova struttura, ne rimarrà solo una parte marginale. All'interno sarà fatto tanto, soprattutto per l'integrazione tra culture, ci saranno immigrati, famiglie che hanno bisogno di prima casa, ci sarà anche un ristorante etnico. A spiegarci particolari di questa operazione, che vedrà in questa struttura un centinaio sostanzialmente di persone turnarsi per vivere all'interno, è il Dino Cocchianella del Comune di Bologna, sentiamolo.
un posto assolutamente nuovo nella città, in una zona e in un'area su una palazzina che era in abbandono, recuperarlo a nuova vita, recuperarlo con un progetto architettonico e anche di parco, orti e giardini, e un progetto anche che preveda delle relazioni nuove fra le persone che ci abiteranno, nel segno dell'accoglienza tra persone richiedenti asilo, giovani famiglie alla ricerca della prima casa, e anche un ostello sociale che possa ospitare le persone curiose che vengono in città anche per scoprire quanto di sociale e di innovativo ci può essere in città. Quando partiranno i lavori e quando saranno presumibilmente operative, la struttura potrà essere operativa? Dunque, i lavori partiranno, sono già in parte partiti con il recupero dell'area, è stata fatta la gara per l'abbattimento della vecchia struttura e sarà consegnato il cantiere a fine novembre, per cui già a dicembre e gennaio inizieranno i lavori di demolizione. Nel frattempo sta andando avanti l'approvazione del progetto definitivo, i lavori dovrebbero iniziare a fine 2018, nell'autunno 2018, e concludersi nella primavera del 2019, per poi avere i primi 5-6 mesi di gestione sperimentale, perché la conclusione del progetto è prevista per il novembre 2019. Siamo all'interno del quotidiano Il Carlino, la parte locale naturalmente, andiamo a leggere della nuova destinazione dell'hub, così come è stata designata dal prefetto. Vediamo subito, anzi partiamo subito proprio da questa intervista che è stata fatta da Cristina Degli Esposti al prefetto Matteo Piantedosi. Superare l'hub può servire al piano freddo, stop agli sbarchi, l'idea del prefetto Piantedosi. E secondo Piantedosi, andiamo a leggere qualcosa dell'intervista, perché la volontà di chiudere l'hub, quando fino a poco tempo fa si parlava addirittura di aprire un secondo in regione, la domanda della giornalista, ci stiamo ancora interrogando sul da farsi, ma partendo da un presupposto, i flussi in ingresso di richiedenti asilo si sono arrestati, ci sono tutti i presupposti perché questo si consolidi nei mesi a venire. L'hub è nato come luogo di transito e di redistribuzione, se il flusso in entrata si ferma, allora il concetto di hub è superato. E questa caserma, dice all'interno dell'intervista, potrebbe servire ad altri scopi, altre destinazioni, tra cui quello del piano freddo. Una cosa che però dovrà essere naturalmente decisa insieme alle altre autorità in campo, quindi bisognerà insomma un po' concordare. Poi c'è anche una domanda, leggiamo anche questo, sul fatto che ci sono state delle aggressioni a sfondo razziale, gli spari in aria, abbiamo sentito qualche giorno fa. Cosa ne pensa il prefetto? Sono tutti segnali, una stabilizzazione più lunga delle persone in quel luogo anziché un turnover ogni 15 giorni fa sì che statisticamente ci sia maggiore possibilità che certi fenomeni si verifichino, ci sia più nervosismo anche da parte degli ospiti. Che fare allora? Insomma, è ora di cambiare. Adesso sono ancora presenti poco meno di 500 persone, abbiamo in programma alcune uscite programmate che devono però scontare i tempi dell'attuazione di due bandi. C'è comunque un'idea di svuotamento della struttura che non nasce per la permanenza di lungo periodo, quindi insomma si pensa ad un'altra destinazione. Vediamo ancora, dopo oltre 3 anni di attività al centro regionale è arrivato a fine corsa, entro il 2017 verranno ricollocati 200 ospiti e l'ex caserma riprogettata. Tre episodi, sintetizza il quotidiano Il Carlino, tre episodi di minacce gravi a ospiti e operatori dell'Hub Mattei, tre nel giro di una settimana appena, con tanto di spari, con una scacciacane e volte travisate da passamontagna. Sull'accaduto la procura ha già aperto un'inchiesta e tra le ipotesi che si fanno avanti tra gli inquirenti c'è anche quella della motivazione razziale. Ma quel che conta è che a denunciare tutto questo in una lettera alla prefettura è proprio la cooperativa Laimomo, tra i soggetti che gestiscono l'Hub. Una lettera denuncia dove la COP rileva però anche una carenza di controlli all'ingresso del centro, una carenza che tanti in realtà hanno denunciato in questi anni, tanto che nella struttura sono stati trovati oggetti proibiti come fornelletti e microonde, oltre a persone strane agli ospiti aventi diritto, ridotti oggi dopo le punte di 1000 dell'estate ad appena 460, quindi c'è stata una bella riduzione. 30.000 profughi transitati dal centro tra luglio 2014 e giugno 2017, 275 la capienza iniziale dell'hub, arrivata poi a 1000 con i container e la tendopoli, 15 giorni d'attesa medi stimati per il ricollocamento, ma in realtà servono mesi, le cose sono andate ben diversamente.
Ci sono anche dati che vale la pena leggere, non se ne parla mai e fanno un po' di chiarezza nel marasma dei dati che ci vengono ogni giorno dati, cioè lo status di rifugiato che dà luogo a un permesso di soggiorno quinquennale rinnovabile è stato concesso in 113 casi. Un dato in linea con i 100 annui riconosciuti nel 2015 e nel 2016, quindi questo è il dato del 2017, 113 asili politici. Protezione umanitaria, un altro tipo di permesso che la prefettura può lasciare, è biennale, rinnovabile una sola volta, è invece crollata dai 1.559 riconoscimenti del 2015 ai 254 del 2017. Una continua diminuzione perché nell'anno scorso erano stati, a fronte dei 1.559 del 2015, erano stati 631, quindi meno della metà. Rappresenta il livello più basso del permesso perché appunto è soltanto di 2 anni, quindi è un livello sicuramente inferiore dell'asilo politico. Nel triennio la commissione che deve dare questi permessi ha rigettato un numero crescente di domande per irreperibilità dei migranti, ha avviato l'iter in questura solo nei primi 8 mesi e mezzo del 2017 gli irreperibili sono stati 589. C'è anche un'intervista, un intervento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. Permessi di soggiorno, record di rigetti, metà dei richiedenti è reperibile. Galeazzo Bignami dice che la percentuale di profughi riconosciuta ogni anno è marginale, stiamo leggendo sotto la foto di Galeazzo Bignami, rispetto alla mole di richiedenti asilo e si mantiene sugli stessi volumi. La maggior parte dei migranti non ha titolo per restare in Italia, si è chiesto uno sforzo ingiustificato ai territori. Queste le due pagine dedicate ai numeri dei migranti nella nostra città. Andiamo a voltare pagina, continuiamo a rimanere all'interno del resto del Carlino. Vediamo la parte relativa alla strage del 2 agosto e il rinvio a giudizio di Cavallini. Cavallini è processo, l'ex NAR alla sbarra dopo 38 anni, il 21 marzo in Corte d'Assise, 90 sono le parti civili costituite, elaborò i piani eversivi e fornì un supporto logistico a Mambro, Fioravanti e Ciavardini. Questa è l'accusa di cui dovrà rispondere. Qui vediamo anche un approfondimento su questo con anche un intervento di una delle superstiti. Vediamo questa foto scattata il 2 agosto del 1980 e qui la Marina Gamberini, così come compare oggi perché è sopravvissuta questa donna, è divenuta celebre a suo malgrado. Ogni volta rivivo quella tragedia sconvolgente, sono soddisfatta della decisione del giudice, sentendo le teorie della difesa ho avuto paura. Poi andiamo a vedere invece San Donato, più volte vi abbiamo dato notizia di questa baby gang che faceva soprusi, bulli, senza guardare in faccia a nessuno, quarantenni, adolescenti, hanno colpito più volte. La notizia di oggi è che ci sono nuovi guai per questa baby gang, altri 4 episodi attribuiti ai giovani bulli, quindi davvero una banda che ha fatto tanto danno, i ragazzini della banda indagati per aggressione, furti e danni di coetanei. Della banda fanno parte una tunisina di 15 anni, un'italiana e una marocchina di 16 e un romeno di 17 anni. I precedenti, nella primavera del 2017, 5 adolescenti, di cui 3 ragazzine, erano stati arrestati per 4 episodi, tra cui una rapina e il pestaggio di un quarantenne, avvenuti tra il marzo e maggio scorsi. A 4 dei membri della banda sono ora contestati altri casi di aggressione e bullismo, tutti ai danni di ragazzini minorenni risalenti persino all'estate del 2016. All'interno sono raccontati diversi casi, Carabinieri hanno ricostruito anche un 5° caso di minaccia in via Garavaglia. Ci sono anche soprusi, hanno tentato di, anche all'interno di un bus, di rapinare, di derubare una coetanea, hanno offeso più persone, insomma diverse cose di cui dovranno rispondere. Questo sicuramente pone una grande domanda educativa, sono tutti minorenni eppure già fanno queste cose davvero ingiustificabili. Poi leggiamo invece, continuiamo a leggere il quotidiano Il Carlino, la taglia su Igor, si torna a parlare di Norbert Fehr, questo è il vero nome, Igor Baklavich era il suo alias, non è istigazione, la taglia non è istigazione, queste le parole dell'avvocato Giorgio Bacchelli, l'avvocato della vedova Maria Sirica.
che torna sul fatto che è stata messa questa compenso per chi fornerà indicazione utile, e questo non va, secondo l'avvocato, contro l'ordinamento italiano. Dice infatti: promettere una ricompensa che aiuterà i carabinieri ad arrestare Igor non è un reato, non è un'istigazione a delinquere né un'usurpazione di funzioni pubbliche, sostenere il contrario è paradossale e inaccettabile. Quindi difende la bontà della scelta di porre questa taglia e di prorogarne anzi la validità. 50.000 euro, ricordiamo, è questa la cifra che è stata posta, e prolungarne la validità anche nei prossimi mesi. Prima di continuare a leggere i quotidiani, facciamo un passaggio sullo sport. Andiamo a sentire alcuni protagonisti della serata di ieri dall'Ara. In particolare andiamo a sentire i giocatori che erano in campo. Subito pronta l'intervista al giocatore Falletti. Bene, mi sento bene, credo che è entrato con tanta voglia di fare bene, e ho preso un po' di difficoltà perché non ce la facevo a respirare, perché entrare così in questa partita difficile, entrare subito e dare il massimo non è facile. Devo migliorare su questo, di non entrare tanto nell'ansia di dimostrare che posso giocare, ma bene, contento per l'esordio, ma mi aspettavo un esordio con una vittoria, ma ci sta di perdere questa squadra, e sapevamo che è una squadra forte. E adesso a pensare alla Roma, che è un'altra squadra difficile. Simone Verdi ha detto: la prima partita dopo il rientro da un infortunio è sempre la più semplice in realtà, perché hai una voglia incredibile di dare qualcosa, è vero così? Sì, io ho entrato appena mi ha chiamato il mister, mi ha cominciato a dare il cuore a mille, e pensavo solo di entrare, di fare bene, dare il massimo e trattare di pareggiare questa partita, che peccato perché ha mancato poco per pareggiarla, e siamo contenti per l'approccio che abbiamo avuto nel secondo tempo di andare a prendere questi punti, che peccato che abbiamo perso, ma è questa la mentalità. Il Bologna purtroppo oggi ha regalato un tempo, magari dalla panchina hai visto il primo tempo la Lazio poteva fare un paio di gol, ne ha fatti due, ha sbagliato un calcio di rigore, ma nella seconda parte voi avete giocato al pari della Lazio. Il Bologna è una squadra molto tosta, è una squadra che se vuole mette in difficoltà l'avversario, come mai un tempo solo? Non lo so, penso che non lo so, abbiamo avuto, come te posso dire, abbiamo entrato con troppo rispetto alla Lazio, e credo che se lo lasci giocare, lo lasci fare il gioco loro, ti mettono in difficoltà. Hanno avuto tante occasioni da gol loro, ma noi abbiamo stati bravi a non prenderle, abbiamo preso due, ma dopo il secondo tempo abbiamo cambiato mentalità, abbiamo entrato, non abbiamo niente da perdere, quindi abbiamo uscito in campo a pareggiare la partita, peccato che non l'abbiamo fatto. Orti Teatro, la rinascita di Villa Salus, siamo all'interno del quotidiano Repubblica. Per l'ex clinica di via Malvezza, già arrivati i primi 2,5 milioni, Merola puntiamo ad aprire entro l'estate 2019, via la demolizione a dicembre, nel progetto alloggi per rifugiati e sfrattati, e spunta un ristorante da 100 coperti. Questa è Villa Salus, così come la vediamo oggi, sarà completamente abbattuta e verrà ricostruito qualcosa di nuovo. Qui vediamo anche le foto di come era stata ridotta all'interno, ricordiamo che era stata anche occupata, quindi insomma, ma ridotta, e verrà tutta completamente ristrutturata. Torniamo a parlare di sport, sempre passando dal quotidiano Repubblica. Troppa Lazio, il Bologna arriva tardi. Subito Milinkovic, Savic, poi Lulic confezionando il 2-0 in un primo tempo a senso unico con 4 pali ospiti. In avvio di ripresa l'autogol di Lulic riapre i giochi, i rossoblu chiudono l'attacco ma non passano, finisce 1-2. Questo è il resoconto di tutta la partita. Le pagelle, Don Sa prima stenta, poi si fa male, Verdi non è continuo, Krisetig macchinoso, e in difesa ballano tutti, Mirante sbanda, destro è innocuo, Pulgar ci riprova con e Falletti.
E poi ancora continuiamo a leggere, vediamo anche questa carrellata di foto di quello che è successo ieri al Dallara con gli adesivi di Anna Frank, no all'antisemitismo, le maglie dei giocatori della Lazio. Il Dallara omaggio a Anna Frank, i tifosi laziali cantano Me ne frego. Quella è la curva Weiss, ora ricordiamocelo, questo è Elio Marrese che ricorda anche di questa cosa, che lega particolarmente il Dallara anche al popolo degli ebrei. Torniamo quindi, rimaniamo a parlare di sport, abbiamo citato anche il giocatore Verdi, allora andiamolo a sentire subito nella nostra intervista. Anche un po' graziato, devo dire la verità, nel primo tempo, perché se avessero preso qualche gol in più non ci sarebbe stato nulla da dire, veramente loro hanno preso due pali e un rigore sbagliato, qui il palo. Se interpreti così la partita contro queste squadre diventa davvero difficile, ma non solo contro queste squadre, ma anche in generale, si fa davvero fatica. Nel secondo tempo invece siamo entrati bene, siamo riusciti a riaprirla dopo 5 minuti, li abbiamo messi in difficoltà, ma se siamo quelli del secondo tempo possiamo giocarcela con chiunque, il problema è che diventa difficile se siamo quelli del primo. Secondo te, a parte la forza della Lazio, però questo Bologna, secondo me, sinceramente, nella seconda parte ha giocato alla pari, se non anche un pochino superiore. Non lo so, perché abbiamo preso gol dopo 4 minuti su una ripartenza dove tutta la settimana avevamo detto attenzione, perché la Lazio sulle ripartenze è devastante, e abbiamo preso gol. E poi ci mettevano sempre in difficoltà con questi lanci di 60-70 metri che non riuscivamo mai a leggere, forse anche per colpa di quelli davanti che non riuscivamo ad andare a coprire la palla, quindi non davamo una mano anche ai difensori, ma non lo so, poi nel secondo tempo sicuramente è stato un atteggiamento diverso, ce la siamo giocata, dobbiamo ripartire da lì sicuramente. Voglio chiedere una cosa, Antonio Mirante sul secondo gol, che è uscito improvvisamente e ha preso gol in un modo assurdo, immagino che anche lui sul momento vi ha pensato chissà cosa. Sono letture che ha sbagliato, ma non è colpa sua. Cioè, nel primo tempo penso che l'approccio è stato sbagliato di tutti gli 11 che ci sono in campo, quindi non è sicuramente, ha sbagliato e abbiamo preso gol, e quella è la cosa che sicuramente è più evidente, ma sul primo gol abbiamo sbagliato tutti, perché non si può prendere una ripartenza così. Sul rigore siamo stati graziati, non si può fare un rigore del genere, quindi il primo tempo è proprio da cancellare. Domani sicuramente ne parleremo col mister, riusciamo e vedremo che cose positive ce ne sono poche del primo tempo, nel secondo tempo invece molto meglio. Senti, fino a qua noi abbiamo parlato di un Bologna molto diverso dagli anni scorsi, un Bologna più maturo, più cattivo, più aggressivo, che sapeva gestire le partite. Poi in queste ultime due partite è arrivato un po' uno scivolone, soprattutto in un primo tempo come oggi, che è stato giocato in una brutta maniera. Siete comunque un Bologna più maturo dell'anno scorso, oppure avete ancora bisogno un po', diciamo così, passami il termine, di rimanere un attimo coi piedi per terra? No, piedi per terra non penso, perché non ci siamo mai sollevati, a mio parere. Con l'Atalanta secondo me è stata una partita un po' particolare, perché io ho avuto quell'occasione nel primo tempo che se faccio gol probabilmente cambia la partita, però l'Atalanta domenica non ha avuto grosse occasioni, se non quella del gol. Però invece oggi nel primo tempo per un attimo ho pensato di ritornare qui dell'anno scorso, invece nel secondo tempo meno male abbiamo reagito bene, ma questo ci fa capire tante cose, che per giocare a certi livelli, ma con qualsiasi squadra di Serie A, devi avere un atteggiamento propositivo e devi lottare su ogni pallone. Faccio un'ultima domanda, io poi lascio a te Filippo. Cesar è tornato in campo, come l'hai visto, come sta? No, come primo impatto molto bene, ma sappiamo che quando si rientrano gli infortuni le prime partite sono quelle più semplici, perché si ha tantissima voglia di fare, ma sono sicuro che è un ragazzo che ci aiuterà, perché veramente durante la settimana è uno di quelli che si allena davvero bene. Allora, avevamo già annunciato questa novità dell'olio d'oliva sui nostri colli, le frontiere del cibo, continuiamo a leggere all'interno del Carlino di Bologna, rinasce l'extravergine Felsinio, olio dei colli, delizia dei papi per papi e re, la prima produzione comune è stata fatta con 100 kg di olive per il Bologna Award, una rete di 6 imprese tra Bologna e Imola, puntiamo alla qualità, l'inizio di tutto, Rocca, acquistè per scherzo, 10 piante al supermercato, l'orgoglio, i premi vinti, queste le foto anche di Vincenzo Ranuzzi,
Michele Bianchi ed Ermanno Rocca. Le radici nel tempo, le tracce documentali sulla produzione di olio sui colli bolognesi risalgono fino al 1400, quando la preziosa spremuta di olive di produzione locale arrivò a costituire il dono di nozze per il principe Bentivoglio. I cambiamenti climatici del Settecento inibirono la produzione bolognese, al contempo crebbe e si radicò la produzione toscana e romagnola, le piante di ulivo a Bologna hanno resistito ma senza più grossi numeri, si stima ce ne siano oggi tra le 50.000 e le 100.000 piante. Il recupero dei cultivar, il CNR Ibimet ha censito e recuperato 29 ceppaie secolari autoctone e non riconducibili a nessuna delle varietà presenti oggi in Italia, qui ha dato nome sulla base del luogo di ritrovamento Monte Calvo, Monte Budello, Neto, Montecapra e Oliveto, quindi 29 ceppaie secolari autoctone, quindi veramente una bella realtà anche per Bologna. C'è anche Vacchi dentro questo nuovo mercato dell'oliva, Vacchi ci crede, è una nicchia che può dare grosse soddisfazioni tra i produttori e anche il presidente di Confindustria. Poi continuiamo a sfogliare le pagine del Carlino, sfogliamo velocemente per vedere solo i titoli: coprifuoco in via Petroni, stop alle 19 per due locali, ordinanza del sindaco per Absolute e Cucchiaio d'Oro, sono due locali appunto di via Petroni. È la prima volta che si usano i poteri dati ai primi cittadini in materia di ordine pubblico, si tratta del decreto Minniti. Questo per quanto riguarda via Petroni, andiamo a vedere anche la curiosità, questa pagina di notizie, di fotocronaca dedicata a Piazza Santo Stefano, emozione a sorpresa con il trio del Volo, che è il gruppo che ha vinto la 65esima edizione del Festival di Sanremo, ieri pomeriggio era in città per girare uno spot davanti alle sette chiese. E queste sono tutte le immagini appunto di questi musicisti che hanno girato lo spot. Poi passiamo invece a guardare, parliamo ancora del Choco Show. Choco Show, la piazza si cambia ma i visitatori restano, c'è un sondaggio CNA, ricorderete le polemiche, il Choco Show non è più in Piazza Maggiore, è in Piazza 20 Settembre, tanti cioccolatai, non saranno più presenti alla manifestazione, però in realtà CNA ha fatto un sondaggio, il 73% degli intervistati verrà in 20 Settembre, e quindi insomma comunque ci saranno le persone visitatori. L'assessore Lepore, è necessario impegnarsi per rendere attrattivi anche altri luoghi di Bologna, questo non è un mistero, l'aveva già detto, insomma, che si vogliono valorizzare tutte le piante, diamo tutte le piazze. Ci sono tanti altri temi che riguardano la provincia, guardiamo solo i principali, andiamo a vedere l'area metropolitana. San Lazzaro, questa brutta vicenda successa a San Lazzaro, era fuggito di casa dopo un litigio con i genitori, parliamo del giovane disabile aggredito alla fermata del bus, la lite, poi il bivacco in una scuola, il giovane ha picchiato un disabile fermato da un autista tiper. Il guidatore del bus 19 ha assistito alla scena, così ha subito allertato le forze dell'ordine. Quindi questo ragazzo disabile è stato aggredito alla fermata del bus e meno male che c'era questo autista che lo ha aiutato. Il salazarese, un ragazzo maggiorenne, bivaccava davanti alle scuole medie da quando qualche giorno fa era fuggito di casa. Non è chiaro il motivo della lite con un altro giovane disabile all'altezza del capolinea dell'autobus 19. L'aggressore è stato identificato e portato in ospedale dai carabinieri che ora indagano per scoprire le ragioni del diverbio tra i due ragazzi. San Lazzaro, unica italiana, e Valle dell'Idice, questa è l'altra pagina dedicata al circondo della nostra provincia, città metropolitana, unica italiana premiata dall'ONU, sono dei Castenaso e del mondo. Marwa, genitori libici, ha vinto il concorso sull'integrazione. E qui insomma c'è l'articolo dedicato a questa ragazza. Noi rimaniamo a parlare dei temi della città metropolitana perché il sabato 28 ottobre alla Rocchetta Mattei ci sarà la prima edizione della rassegna musicale Crinali, Confini, Luoghi di Incontro e Non Muri da Erigere, realizzata da Unione dell'Appennino ma anche insieme alla cooperativa Laimomo. Andiamo a sentire allora il responsabile di Turismo e Cultura dell'Unione Comune Appennino Bolognese, Marco Tamarri. Tre luoghi significativi del nostro Appennino, cominciamo con la Rocchetta Mattei, un concerto di musicisti di grande prestigio e di grande anche capacità professionale, però quello che vorrei sottolineare è proprio l'insieme, come se avessimo costruito un piatto da consumare, cioè un concerto, un libro che viene regalato a chi partecipa a questi concerti, una gratuità ai concerti, una visita guidata alla Rocchetta Mattei, che ormai è inutile che continui a ripeterlo, è l'Appennino, è il volano, è il rilancio, è la nostra nuova dignità, è la forza con cui stiamo affrontando queste sfide,
e non ultimo anche il fatto di poter incontrare le persone che in questi mesi sono venute ad abitare nel nostro territorio e che in alcune occasioni si sentono forse a volte un po' esclusi da determinati percorsi di carattere proprio anche conviviale. Questa rassegna, che è la prima di una serie che andremo a fare, ha questo intento. Però quest'estate ci sono state altre rassegne e anche la Rocchetta è stata molto protagonista anche di altre visite e sono andate bene. Com'è stata l'affluenza? Beh, quest'estate, per una serie di motivi che non dipendono soltanto dalla nostra capacità, se c'era un caldo significativo a Bologna, abbiamo avuto una presenza impressionante di persone che venivano proprio su a seguire le rassegne, che fosse Infrasuoni, L'Eco della Musica, Parole e Musica, il percorso legato alla Golandia, eravamo sempre con moltissime persone. La Rocchetta, facciamo bella figura, a volte anche con poco, lo dico non per sminuire la proposta, perché abbiamo dei numeri che possiamo accogliere, come anche tu sai bene, insomma, alla Rocchetta, per cui abbiamo avuto sempre il sold out in tutte le occasioni, in tutti gli appuntamenti che abbiamo fatto, in tutte le rassegne che abbiamo appunto pensato. Però non soltanto la Rocchetta, quindi un anno incredibile. Non so se riusciremo a ripeterlo, però quest'anno, adesso che stiamo ancora chiudendolo, gongoliamo, ecco, siamo felici. È il momento del nostro break pubblicitario, poi di nuovo insieme per leggere i quotidiani.